Il pane della camorra era quello che tutti dovevano acquistare, dal supermercato al piccolo negozio di alimentari, e il prezzo era quello imposto dal clan, 1,30 euro al chilo invece di 1 euro. A gestire il business era una delle famiglie mafiose più conosciute e temute di Napoli, quella dei Lo Russo, padroni incontrastati della periferia nord. Il pane veniva prodotto in 3 panifici e poi venduto a catene di supermercati, botteghe e ambulanti, un affare garantito e redditizio che conferma l'interesse delle organizzazioni criminali per il settore dell'agroalimentare. Non è niente di nuovo, perché sono denunce che facciamo da oltre 10 anni noi come associazione. Purtroppo dove non c'è lo Stato, diciamo, i controlli, purtroppo la camorra prende lei la redine in mano, e quindi dove sta business c'è interesse della camorra. Business delle agromafie fattura in Italia quasi 14 miliardi di euro, se non quasi qualcosina in più. Tutto questo viene sottratto a chi quotidianamente lavora con impegno, lavora con sacrificio, fa investimenti, crede nella campagna positiva, nel mezzogiorno positivo. Sono tanti i prodotti alimentari che puzzano di illegalità e di mafia, scritto in una nota Legambiente Campania, affermando che i clan coinvolti sono ben 30 e che spesso i consumatori pagano un prezzo doppio in termini di denaro, perché è la criminalità a determinare il prezzo, ma anche in termini di salute, perché sulla provenienza delle materie prime nessuno può dare garanzie. La nostra associazione combatte il fenomeno dell'abusivismo, quindi noi cerchiamo di non stare in certi sistemi, denunciare sempre qualsiasi forma di illegalità, e che alcuni diciamo, organi di controllo siano più attenti e attivi sul territorio.